Siamo nelle storiche grotte di Pertosa, attualmente note come grotte di Pertosa Auletta, che è un sistema sotterraneo della Campania lungo circa 3 chilometri. Allora, siamo venuti perché questa è una grotta con un notevole giacimento archeologico interno, presente all'interno di questo torrente sotterraneo che scorre nella cavità. È un giacimento che segna una frequentazione umana per durata per circa 40.000 anni. E gli archeologi operano su questo giacimento con notevole difficoltà, vista la notevole portata idrica. Quindi noi siamo venuti qui per cercare di capire se le tecniche subacquee possono aiutare gli archeologi anche in periodi di completo allagamento dell'alta grotta. Dunque, al fine di documentare queste emergenze archeologiche è stata messa su un'equipe di archeologi, speleologi e subacquei indispensabili alla documentazione delle evidenze, proprio perché appunto ormai completamente sommerse. Le immersioni non sono complicate, non siamo in un ambiente ostruito e tutto sommato però bisogna avere una buona acquaticità, in quanto il limo sul fondo è abbastanza intenso e non appena si sfiora il fondo si alza una sospensione che rende la visibilità quasi a zero. Inoltre è presente una moderata corrente che può dare difficoltà a un subacqueo poco esperto a fare queste operazioni. La profondità si oscilla dal metro e mezzo fino ai 4,5 metri e la temperatura dell'acqua è di 11 gradi, quasi costante. Comunque siamo riusciti a fare dei rilevamenti fotografici e dei videofilmati a supporto proprio degli archeologi che ci hanno invitato. Quello che andremo a svolgere ora è un campionamento circa i parametri ambientali. Andremo a misurare con delle sonde temperatura, pH, salinità e conducibilità dell'acqua. Parametri fondamentali per capire la natura chimico-fisica dell'acqua. E il correntometro ci consente di misurare sia la velocità della corrente sia la direzione. Questa è un'altra sonda multiparametrica, ci consente di misurare pH, conducibilità e salinità dell'acqua. Ok. Aspettate.